Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere velocemente le novità che ha presentato Van Riesel al Velofolie, una fiera che si è disputata a Kortrijk in Belgio nel weekend scorso, e di novità ce ne sono veramente tante. E andiamo a vedere cosa si è visto, e vi consiglio di rimanere fino alla fine del video, perché alla fine del video andiamo a vedere le cose più interessanti. E non vi anticipo altro e iniziamo subito col vedere la prima novità, la Van Riesel NCR. Van Riesel NCR partirà ad un prezzo di 1600 euro, equipaggiata con il Shimano Tiagra. Il bello di questa bicicletta la vediamo anche dalla foto, con le ruote in una bicicletta con le ruote a strada e nell'altra bicicletta in colorazione lilla molto bella, presumo che sia l'edizione da femmina, con le ruote da gravel. Quindi con lo stesso telaio si riuscirà ad avere sia una bicicletta da strada che una bicicletta da gravel. Van Riesel FCR, la vediamo montata su questo rullo, anche lui è una novità. Il rullo si chiamerà D600, ci sarà anche un'alternativa poi 900, quindi con delle specifiche migliori. Il rullo in questione, montato sulla bicicletta FCR, eroga una potenza massima di 1500 watt e una pendenza massima del 12%. Sia lui 600 che il 900 arriveranno all'incirca a marzo, con dei prezzi molto competitivi, perché uno partirà da 450 euro e l'altro 600 euro. Ma ora parliamo del pezzo più interessante, ovvero la Van Riesel FCR. Van Riesel FCR, bicicletta aerodinamica. Finalmente entra in catalogo una bicicletta aerodinamica, in questo caso la vediamo nella foto senza fili, montata con un Ultegra D2 delle ruote Mavic in carbonio. Sembra un modello da 60, ad un prezzo di 4200 euro. Anche lei sarà disponibile dall'incirca a marzo. Bici secondo me stupenda, quando l'ho vista mi sono praticamente innamorato, e parlo della Van Riesel XCR, bicicletta a cronometro e triathlon. Bicicletta fatta veramente molto bene, è stata studiata nella Galleria del Vento in collaborazione allo studio di Swisside, e chicca importante, vediamo scritto nel telaio UCI World Champion 2024, che fa intendere che vogliono arrivare ad andare a vincere il campionato del mondo, ma nel 2024 ci sono anche le Olimpiadi a Parigi, quindi questo secondo me è sicuramente collegato, e devo dire che ha proprio delle linee aerodinamiche. E vi lascio commentare direttamente voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa bicicletta. Ma andiamo avanti, perché di novità ce ne sono ancora tante e devono arrivare ancora le più belle. La Van Riesel RCX, la Van Riesel RCX l'abbiamo già vista nei campi gara, quest'anno è dal Van Riesel Racing Team, la squadra di Joshua Dubois, che fino a poco fa era anche campione di Francia, e anche lei la vedremo nei negozi a partire da marzo-aprile, con un prezzo che partirà dai 1800 euro ai 3200 euro. E ditemi qui sotto nei commenti anche voi cosa ne pensate. Lo so io che volete che parlo della RCR, che avete già visto forse già qualche video in giro per il web. Io vi so dire che so qualcosa in più su di lei, ma ve lo dirò a fine video, perché adesso parliamo della EEDR. Bicicletta EEDR che sarà elettrica. Entra in catalogo una bicicletta elettrica in alluminio, anche lei ad un prezzo accessibile, perché parliamo ad un prezzo dai 2400 ai 3000 euro in base all'allestimento scelto. Andiamo a vedere gli accessori, perché anche qua si sono viste delle belle cose, partendo subito con le scarpe. Le scarpe hanno presentato questo bellissimo modello, che sta utilizzando Nampeters in realtà già da qualche mese. Il suo nome sarà la RCR Pro, la troveremo verso fine di questo 2023 ad un prezzo di circa 170 euro. Si è visto poco, ma si è visto anche un nuovo casco. Il casco si chiamerà Road 940, un bel casco aerodinamico. Non si sono dette tante informazioni, ma molto probabilmente lo vedremo in questo 2023. Nell'abbigliamento invece ci sono state anche novità, soprattutto un body aerodinamico dal prezzo di circa 190 euro, con un tessuto speciale. Molto probabilmente ha preso spunto anche dall'abbigliamento che utilizza il Team Cofidis, se non è anche il vero e proprio abbigliamento che utilizzano loro, perché se andate a notare tutti i completi che vanno a utilizzare ne hanno diversi tipi, dal body più leggero che abbiamo visto anche utilizzare poco fa al Tour Down Under, un body tutto traforato con ovviamente le maniche corte, e nella scorsa stagione li abbiamo visti anche correre moltissime volte con dei body corti aerodinamici. E secondo me sarà molto interessante poi
da utilizzare. E finalmente siamo arrivati alla RCR, che devo dire è una bicicletta molto molto bella. L'abbiamo vista in queste due alternative, una montata con lo Shimano Durace D2, ovviamente a 12 velocità, ruote Swiss Side, manubrio in carbonio, cavi ovviamente integrati. L'altra alternativa, che sicuramente sarà più economica, è equipaggiata con il Shimano Ultegra a 12 velocità e delle ruote Shimano Ultegra a 30 mm in carbonio. Un telaio aerodinamico, leggero, a vederla è molto bella. Le cose che si sono riuscite a trovare è stata quella che il peso del telaio è di 810 grammi, quindi un telaio molto leggero, e non vedo l'ora di salire in sella questa bici perché secondo me promette veramente molto bene. E sto già pensando a rivendere la mia Varrisa LDR per andare a prendere questa, ma vediamo poi cosa succederà nei prossimi mesi. Se intanto qualcuno la volesse acquistare, mi scrive in privato che ci posso anche pensare. Il passaggio ruota massimo è di un 700x30T, quindi si possono andare a mettere delle ruote anche con un pneumatico molto largo, e posso assicurarvi che è una bicicletta che non è stata copiata dalle altre. Non è una brutta copia, non è come quando andate ad acquistare un telaio cinese su AliExpress, ma è una vera e propria bici con anni e anni di studio dietro e con tanta voglia di emergere. E questo poi lo vedremo in questo 2023, ma forse anche nel 2024, non dico niente. E spero che questo video vi sia piaciuto. Prossimamente, quando avrò qualche informazione in più, andremo anche a vedere queste biciclette più nel dettaglio, e non vedo l'ora. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e se lo fate siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.